Belli e brutti, come state? Alleluia, allegria, c'è festa, veramente. In Svizzera, guarda, stanno tutti per impazzire da oggi perché l'agenzia di rating, la Fitch, gli ha dato il AAA, cioè non il Tripper, il AAA, che significa che gli ha dato la bonità assoluta. Per il paese Svizzera dicono che è tutto a posto, che sta benissimo, è sana, l'economia è una bomba in Svizzera, è la piazza finanziaria è una delle migliori in tutto il mondo. Per questa ragione le più grandi banche in Svizzera falliscono, perché funziona tutto benissimo in Svizzera. E perciò è come se fosse la mafia. Si darebbe un triple A a se stessi, perché queste agenzie di rating, chi è che li finanza? Il cliente, e chi è il cliente? I stati e le società, le agenzie, le società, le banche, via vai. Perciò, cos'è questo sistema? È come che io vado lì, per esempio, e dico: senti, mi fai un rating sulla mia persona? Quanto costa? 10.000 franchi? 10.000 franchi, e quelli là scrivono: guarda, Nico è un sex symbol mondiale, Brad Pitt gli fa una pippa, e George Clooney anche, perché per questo gli diamo il AAA. Così funziona il sistema delle agenzie, dei rating. È come che, diciamo, magari anche mi dicono che faccio concorrenza a Rocco Siffredi o una cosa del genere, basta che paghi, noi diciamo tutto quello che vuoi e scriviamo tutto quello che vuoi. A cosa servono queste agenzie di rating? Servono per il sistema bancario, perché tutti i prodotti finanziari devono avere come posso dire, un'opinione neutrale. Di un'altra società, diciamo, per dare il timbro che è tutto a posto. Comunque sia, la mia opinione su queste agenzie di rating è zero. La mia, come posso dire, cioè la mia credenza, come si dice? Che no, non credo a loro. Non credo loro perché ogni volta che hanno scritto qualcosa la società è fallita. Perciò, beh, no, ogni volta, però diciamo, le società, quelle che sono fallite, avevano preso in precedenza il AAA, il AAA2, insomma, tutti questi belli certificati o diciamo rating che non servono a un cazzo, non servono a niente, perché i dati sono dati, cioè. I fatti sono fatti e via vai. Comunque, niente. Non so cosa ne pensi tu su questo argomento. Questa è la mia opinione su queste agenzie di rating, che sarebbe per me conto mio. Anzi, addirittura la UE, l'Unione Europea, hanno in mente di creare una loro agenzia di rating, perché loro non credono alle agenzie di rating che esistono fino ad oggi, queste grandi società. Però una volta magari la fanno anche, ma una volta che l'hanno messo in piedi è uguale come tutti gli altri, puoi essere sicuro. Solo perché dicono mettiamo la sigla, sai, il timbro, la UE, come posso dire, come si può dire, i santi, diciamo, mondiali, quelli che non combinano mai niente, diciamo, di male, proprio loro vogliono creare poi anche questa agenzia di rating. Beh, non so, dimmi tu, cosa ne pensi tu? E fammi sapere, va bene? Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!